Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo qua con una nuova puntata su Lords Mobile. Riprenderò la serie sulla festa di Gilda, questo perché tanti me l'hanno chiesta 3 settimane fa quando c'è stata la scorsa. Non ho fatto la registrazione, molti appunto me l'hanno chiesta e avevo deciso di non farla perché sembrava ripetitivo. Però ho deciso di riprenderle a farle, ma più che altro per due motivi. Il primo motivo principale è quello che comunque rimane traccia e storia di quello che è l'impegno diciamo, dei nostri ragazzi. E in secondo luogo, diciamo, quello più importante è vedere soprattutto quelli che sono arrivati nei primi posti, che a loro fa sicuramente piacere vedersi, diciamo, su YouTube. Quindi niente, ho deciso di fare la puntata. Allora, oggi non voglio salutare nessuno per non perdere tempo perché voglio andare a vedere, diciamo, tutte le IV, quindi dalla IV 1, 2, 3 e 4. Ma prima di iniziare, appunto, vi voglio parlare della fusione dei COS. Allora, coi COS purtroppo non ci siamo trovati, quindi in questi giorni ci saranno tutti gli spostamenti necessari per ritornare quelli che eravamo prima. Problema principale che purtroppo, vabbè, a parte la inattività che è impressionante, nel senso che sono abbastanza inattivi, nel senso che non li senti quasi mai in chat, fai fatica a, soprattutto in Festa di Gilda abbiamo fatto veramente fatica a fare i covi livello 19, in quanto eravamo quasi solo noi a mettere le truppe. In Festa di Gilda non c'è stato l'impegno finché ad un certo punto li abbiamo, tra virgolette, minacciati dicendogli che sarà cacciato chiunque non raggiungesse i 1200 punti e quindi si sono dati tutti una mossa, ma è stata veramente un'impresa, cioè tutti avevamo paura di non arrivare neanche all'ultimo premio, qui siamo in Gauntlet Esperto, siamo a 24 premi. Fortunatamente ci siamo arrivati, ma ci siamo arrivati perché comunque l'IV ha veramente cioè, dato il massimo in questa festa di Gilda. Adesso andiamo subito a vederla. Gilda da 27 miliardi, tra l'altro, un regno veramente difficile. E va bene così, avremo sicuramente modo di imparare. Quindi, faccio appello a tutti quelli che comunque abbiamo perso in questa fusione, abbiamo perso almeno 70 validi giocatori. Niente, se vedono la puntata sappiamo che stiamo cercando di rimettere tutti i tassellini a posto laddove li abbiamo persi. Allora, andiamo a vedere immediatamente la festa delle gilde. Siamo arrivati settimi, ragazzi, mi ha fatto 129.000 punti. Sembrano tanti, ma ragazzi, se c'era l'impegno qua spaccavamo, solitamente siamo veramente forti. Allora, per la prima volta, ragazzi, ho spaccato tutto quello che potevo spaccare in Festa di Gilda. Come potete vedere, ho avuto un punteggio veramente alto, mi sono dedicato veramente tantissimo e abbiamo portato in alto, diciamo, come potete vedere, i valori a parte lui su tutti i membri ex su tutti i membri IV questi. Come potete vedere, ragazzi, il punteggio è altissimo e poi ci siamo persi verso la parte finale, ma comunque c'è stata tutta una spinta, se no qua erano tutti fermi. Tra l'altro questa è la banca, abbiamo detto che anche la banca deve fare i punti, era zero e non aveva senso che, cioè, non si sbattesse minimamente. Voglio dire, fare 1000 punti, 1100 punti si fanno anche cliccando le missioni stupide. Poi, tra l'altro, quelle missioni tra virgolette stupide noi le lasciamo perché tutti puntiamo a fare tanti punti, quindi, cioè, fare un minimo di 1100-1200 punti veramente si fanno facili. Come potete vedere qua si sono persi. Cioè, ragazzi, questi sono punteggi che fa la VL3, ragazzi, cioè, non stiamo parlando. Quella Mizza, ragazzi, è un R4, c'ha 700 milioni di potere. Mamma mia, cioè, veramente una delusione. Comunque, non voglio fare critiche polemiche, ma niente, andiamo a vedere i risultati. Allora, un breve scorcio di quelle che sono state le gilde avversarie, ok?
Adesso io i premi li ho già incassati. Vi faccio vedere soltanto velocemente che cosa ho preso. Non posso vederlo? Mannaggia. Mannaggia, pensavo che si potesse vedere. Niente, non posso vedere i premi. Peccato. Allora, niente, dai. Andiamo subito in VL2. Eccoci ragazzi, siamo in VL2, passiamo subito alla performance della festa delle gilde. Qua i premi non li ho incassati, quindi lo faremo molto velocemente. Siamo arrivati decimi. E andiamo a vedere, purtroppo la VL1 è stata decimata dalla fusione, diciamo qualcosa, quindi fortunatamente non siamo scesi di rango, quindi sono soddisfatto. Queste sono le gilde avversarie. Andiamo subito a vedere quelli che sono stati i risultati. Come potete vedere, comunque, anche se la VL1 in realtà erano membri della VL2, possiamo essere soddisfatti comunque per i punteggi. Vediamoli tutti. È veramente andata bene. Questi qua sono entrati dopo la festa di Gilda, quindi è classico avere zero. Dai, incassiamo immediatamente i premi, cerchiamo di fare una cosa abbastanza veloce, qua mi fa schifo tutto. Mamma mia, che premi, porca miseria. Cioè, cosa me ne faccio io di questi? Cioè, niente. Vabbè, attacco cavalleria, prendiamo il gioiello, anche se potenziamento raccolta ne ho zero, dai, prendiamolo perché ne ho zero. Mamma mia, fanno schifo questi qui, ne ho parecchi. Caccia al mostro ne ho zero, 50%, può essere interessante. Va bene, prendiamocelo visto che ne ho zero. Prendiamo il bauletto, anche se mi prenderei il gioiello. Vabbè, prendiamoci gli acceleratori, prendiamo il set talenti, acceleratori, driver, prendiamoci gli scrigni, prendiamoci questi, 100%, ottimo, una settimana, prendiamo questo, rilocatori qui ne ho veramente tanti su questo profilo, quindi direi che andare sugli acceleratori. Qua sono 3 giorni contro il succhia sangue. Allora prendiamoci i succhia sangue. Vi ricordo che forse è meglio prendere i bauli laddove avete acceleratori, perché i bauli vi servono sempre. Così 8 gioielli tirano, sono pochissimi, ragazzi, per 4 giorni contro 4 giorni di acceleratori. Vabbè, prendiamoci i gioielli, ragazzi. Allora, Trojan contro alla nera. Allora, ma prendiamo alla nera che ce ne sono di più. Allora, raccogliamo i premi. Perfetto. E andiamo subito in VL2, ragazzi. Buongiorno, siamo arrivati in VL2. Andiamo immediatamente a vedere quali sono tutti i premi. Andiamo a vedere soltanto c'è una candidatura. Vediamo chi è. Bah. Non lo so. Allora, andiamo a vedere subito quali che sono immediatamente i premi. Purtroppo qua il punteggio, perché non ho le ricompense? Che curiosità, perché non ho le ricompense? Ah, che strano. Vabbè che ho fatto 0 punti, non è meglio così. Allora, vabbè, andiamo a vedere quali che sono il punteggio di tutte le persone. Ci ricordiamo anche di loro, anche se hanno fatto veramente, cioè vabbè, il gauntlet è bassissimo, quindi avendo solo 7 tentativi non si poteva fare chissà di più. Comunque qua nella VL2, che era la ex VL3, non c'è la pressione della festa di Gilda. Qui abbiamo molti secondi account, quindi
che altro è una Gilda Farming, quindi il contenuto è abbastanza ridotto. Prima ho detto una scemenza, ho detto che devo avere soltanto gli sfidanti, che vi avrei fatto vedere anche la IV4, ma scusate, la IVL3, ma la IV3 in pratica non è una gilda, cioè non esiste, l'abbiamo ripresa adesso per fare gli spostamenti, quindi ci saranno IV2 che andranno in IV3, IV1 in IV2 e così via. Quindi passiamo direttamente alla IV4. Eccoci qua, siamo in IV4. Ragazzi, vi ricordo che la IV4 non sono io al comando, ma bensì è una gilda indipendente, sono praticamente i nostri super amici i Puffi, una gilda famosissima. Adesso la gilda si trova ancora nel K102, se non ricordo male. Sono entrato in questo profilo giusto perché diciamo ci sono state tutta una serie di comunicazioni a dati, quindi sono stato dentro la gilda, poi è iniziata, diciamo, la festa di gilda, quindi ho pensato di rimanere e così ne approfitto appunto di salutare quasi tutti i ragazzi. Allora, un saluto speciale a Giaclo, adesso vi dico chi facciamo i saluti più speciali, sicuramente Artemis, tra l'altro saluto anche Blue, che ha vinto il labirinto un paio di giorni fa, veramente sculato. Tra l'altro, quando ha vinto il labirinto, ragazzi, era il suo compleanno, gli facciamo gli auguri in ritardo e lo salutiamo. Quindi a Giacomo un saluto speciale, a tutti i Puffetti, ragazzi, che sono veramente simpaticissimi, salutiamo di nuovo Tossina, che è veramente un'amica, un saluto specialissimo ad Aramis, che è Puffetta. Salutiamo anche Billy, che era un ex VL2 e quant'altro. Salutiamo Bloodraina, salutiamo vediamo un attimo, ce ne sono veramente tanti, ragazzi, sono veramente tanti. Voglio fare un saluto speciale anche a Freedom, che aveva lasciato il gioco, poi ha ripreso e sono veramente contento per lei. Ok, questo sono io. Allora andiamo a vedere la festa delle gilde, così vediamo anche quali sono stati i loro punteggi. Ho fatto anche io un minimo di punti, perché non mi sembrava corretto, diciamo, entrare, sfruttare un posto e quindi non fare punti, preferisco questo. Quindi ho fatto qualche punto, ragazzi. Allora prendiamoci questo. Qua non sono a livello massimo, mi sembra, no, qui sì, sono a livello massimo. Allora prendiamo questo, prendiamo sicuramente questo. Difesa cavalleria, attacco fanteria. Qua di acceleratore non me ne frega assolutamente niente, però vabbè, prendiamoci. È un profilo che non mi interessa più di tanto. Ok, raccogliamo questi premi, andiamo a vedere subito le gilde avversarie. Vediamo un po' tutti i punti. Ok, andiamo a vedere diciamo le loro performance. Si vede comunque vecchia scuola, IV, lei era in IV2, si vede. Lui è un secondo account, il suo primario sta in IV1 attuale, che sarà in pratica la vecchia IV2. Ok, scendiamo un po' su tutti. Peccato che verso la fine, come potete vedere, anch'io ho fatto un minimo di punti. Bene, i miei 100 punti a tentativo li ho fatti. Verso la fine qualcuno, purtroppo, ma come sempre, si perde in queste cose. Allora, va bene, la puntata è finita, niente, vi saluto e ciao, ragazzi.